Quindi andiamo avanti. Sento sempre, come diceva il pastore, sono d'accordissimo con lui, perché quando possiamo restare, e non quando, per dire il vero, in verità, quando abbiamo questo impegno, l'impegno lo prendo sempre con la prospettiva di restare per tutto il tempo, non pensando alla mezz'ora, ai tre quarti d'ora che diamo la parola. A volte può capitare che per impegni ministeriali o familiari che non possiamo ovviare, dobbiamo andare, però mi piace sempre ed è credo che tutti quanti la pensiamo in questo modo. È sempre molto importante rimanere perché veniamo edificati gli uni dagli altri. La Bibbia è piena di esortazione agli uni gli altri di tutto, di pregare gli uni per gli altri, esortarci gli uni con gli altri, confidarci gli uni con gli altri. Cioè, dagli altri riceviamo insegnamenti, come diceva il pastore Petrone, anche io faccio sempre tesoro e ho fatto da sempre, dall'inizio della mia conversione, tesoro di tutto quello che gli altri mi hanno insegnato e continuano a insegnarmi. Dunque, stasera, durante il percorso della nostra vita, ho un messaggio che è un po' in linea con quello che stiamo vivendo in questo tempo e quello che parole di vita stiamo vedendo. Il pastore sta spingendo molto appunto all'azione della preghiera, all'intercessione. Sta cercando, il Signore lo sta guidando ad organizzare queste serate di preghiera continua, e questo è molto bello perché in questo tempo, fratelli cari, l'unica cosa importante che noi dobbiamo fare è solo questo, perché l'unico strumento che abbiamo è proprio la preghiera, l'unica arma che abbiamo contro le insidie, contro il nemico, contro le opposizioni, contro la persecuzione che sta avanzando in questo mondo. Quindi noi abbiamo la preghiera, che è quel momento di intimità con Dio. E io stasera voglio parlarvi dell'adorazione, che è molto intrinseca con la preghiera, perché durante il percorso della nostra vita cristiana abbiamo ricevuto tutti sicuramente diverse indicazioni da parte di Dio, anche dei rema specifici della parola di Dio che hanno modificato radicalmente la nostra vita personale, a volte anche quella di chiesa, per chi ha la responsabilità nella chiesa. E ancora in questo tempo di adempimento della sua parola, perché siamo in tempi profetici di adempimento della parola di Dio, Dio parla e sta parlando al suo popolo e sta parlando di entrare in una dimensione che per me è la più importante, credo. È quella la dimensione dell'adorazione, della preghiera e dell'adorazione. Questa è la dimensione in cui la Chiesa deve entrare in questo tempo specifico. O tradotto potremmo dire personale e intima comunione col Signore. Questo è quello. E stasera Dio mi ha ispirato a parlare di questo perché purtroppo quando si parla di adorare Dio, le persone pensano sempre subito alle canzoni, alla musica, alle canzoni che cantiamo in chiesa insieme al gruppo musicale, e molti addirittura adorano Dio solo la domenica quando vanno in chiesa, quando vanno al culto, perché convinti che sia giusto così, perché non sanno suonare, non sanno cantare, a casa non hanno il gruppo della lode, e quindi pensano che è giusto adorare solo lì in chiesa. Ma voglio dirvi che non è proprio così. Perché leggendo la Bibbia voi stessi scoprirete, avete scoperto che Dio non è alla ricerca di cantanti e musicisti, ma è alla ricerca di veri adoratori. E voglio farvi leggere qualcosa dalla scrittura che sicuramente tutti conoscete, a che ci aprirà un po' questo argomento. Dal Vangelo di Giovanni al capitolo 4, dal verso 19. Leggiamo l'episodio della donna samaritana. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete.
noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede o sta cercando. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Dal Vangelo di Giovanni noi apprendiamo che Gesù trattò un tema teologico di alto livello, che parlava con una mentre parlava con una donna samaritana, che invece era molto, una donna molto semplice e direi anche priva di cultura. La donna era una peccatrice che aveva avuto 5 mariti e che conviveva con un uomo che non era suo marito, sapete un po' la storia. Accorgendosi che Gesù era giudeo, si meravigliò del fatto che lui avesse chiesto da bere dell'acqua proprio a lei che era samaritana, visto che tra i giudei e i samaritani c'erano delle rivalità. Quindi subito lei andò a toccare la questione del loro diverso modo di adorare Dio. Ora cerchiamo di capire il dilemma di questa separazione anche tra i samaritani e i giudei, perché i samaritani si erano separati dai giudei a causa dei loro difficili rapporti, poiché conoscevano il Pentateuco, conoscevano i primi 5 libri della Bibbia, no? E avevano sviluppato una loro particolare spiritualità, avevano un loro sacerdozio, si erano fatti anche il loro tempio sul monte Garizim, perché erano convinti che Dio dovesse essere adorato in quel luogo. Mentre i giudei dicevano che l'adorazione a Dio doveva essere resa solo nel tempio di Gerusalemme. Ora, entrambi, comunque, giudei e samaritani erano convinti che Dio abitasse in un tempio, ma ognuno credeva che Dio fosse nel proprio tempio. Effettivamente Gesù, nella sostanza, disse proprio questo quando disse che la salvezza sarebbe venuta dai giudei, ma sull'adorazione svelò qualcosa di difficilmente comprensibile, almeno in quel tempo, perché era qualcosa che stava per avvenire. Perché le parlò di un nuovo modo di adorare Dio, cioè quello di adorarlo in spirito e verità. Gesù si stava riferendo all'adorazione che gli avrebbero reso quelli che sarebbero stati in Cristo, i quali, essendo il tempio dello Spirito Santo, avrebbero adorato il Padre nello Spirito, sulla base della parola di Dio, in qualunque luogo essi si trovassero. Ora, il Padre dice deve essere adorato in spirito, perché? Perché Dio è spirito. Quindi solo la nostra parte spirituale può comunicare con Lui e adorarlo. L'approccio nostro con Dio non può avvenire mediante dei processi mentali o dei processi razionali, dei ragionamenti razionali, perché solo il nostro spirito, per mezzo dello Spirito Santo, può collegarsi a Lui e trovarsi alla Sua presenza. Noi non possiamo collegarci con Dio con la nostra mente, con la nostra razionalità. Quindi è molto importante comprendere che quando ci proponiamo di stare alla presenza di Dio per pregare, per adorare, la nostra prima attitudine deve essere proprio quella di adorazione, perché altrimenti le nostre preghiere arriveranno solo al soffitto. Perché se il nostro spirito non è coinvolto, e quindi qua entriamo nell'argomento di spiegare. Il pastore in questo periodo ci sta chiedendo di poter spiegare anche come si prega, come si fa a entrare nella presenza di Dio, perché è vero, ci sono molte persone che non conoscono assolutamente, ma ci sono anche molti credenti che non hanno molta familiarità con queste cose. E quindi dicevo che se il nostro spirito, quando noi preghiamo, quando noi adoriamo, non è coinvolto, la nostra sarà una preghiera dalla carne. Che cosa succede? Perché a volte le facciamo le preghiere della carne, con la nostra mente. Noi preghiamo perché abbiamo imparato a pregare, perché sappiamo parlare, perché conosciamo il metodo, ma non è con un metodo che si entra alla presenza di Dio. Perché la nostra preghiera sarà la preghiera carnale, cioè una preghiera che non comunicherà con Dio. Forse sarà bella da ascoltare, forse diremo delle belle parole, forse saremo eloquenti perché siamo di buona espressione, ma non comunicherà con Dio, perché Dio è spirito e quindi quando lo adoriamo noi dobbiamo adorarlo in spirito. Il nostro spirito deve mettersi in contatto, in comunione con Lui. Però Gesù disse che il Padre deve essere adorato anche
in verità. Che significa? Cioè sulla base della sua parola. Perché adorarlo senza la verità è pericoloso. Adorare Dio senza la verità può diventare qualcosa che volge all'idolatria, come avviene ad alcuni che sono ingannati, alla magia, a come avviene oggi ad alcuni che sono ingannati, si recano in pellegrinaggi, in luoghi prestabiliti ad adorare altri che non sono Dio, convinti che sia Dio, che Dio sia lì, ma sono tutti vittime di un inganno, perché sono fuori strada. Questo purtroppo, voglio dirvi una cosa, sta accadendo anche nelle nostre chiese, perché a volte si fanno anche i pellegrinaggi evangelici. Andiamo in quella chiesa che lì c'è la vera presenza di Dio, oppure andiamo in quella tal conferenza dove c'è quel tal predicatore che ci saranno delle guarigioni, rivelazione, ci saranno profezie per tutti. Dobbiamo fare attenzione, fratelli. Questo non è adorare Dio in verità. Questo è qualcosa che volge all'idolatria. E questo sta accadendo pure nelle nostre chiese. Sin dal principio Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo meraviglioso e specifico e creò i nostri progenitori Adamo ed Eva non per lavorare, li creò per adorarlo. Infatti ogni momento loro potevano stare con lui, potevano dialogare con lui, godere della sua presenza, avere con lui una straordinaria e intima relazione. Prima di cadere nel peccato erano veri adoratori. Purtroppo dopo che peccarono nel mondo non ci furono più dei veri adoratori, perché il peccato ha distorto nell'uomo l'immagine di Dio e lo ha separato. Perché adorare vuol dire proprio questo, avere intimità, relazione, contatto, ma soltanto quando nel mondo è arrivato Gesù. Gesù ha mostrato come si adora il Padre e Gesù ha ripristinato l'adorazione nel mondo. Dio diede all'uomo un'anima dotata di una libera volontà per obbedirgli, di una capacità di esprimere sentimenti per amarlo, lo creò per essere felice. E a tal fine avere anche una relazione con lui e un'intima comunione. E quindi tutti gli uomini, visto che sono stati creati per adorare, tutti gli uomini cercano di adorare, tutti gli uomini adorano essendo stati creati per adorare, ma non tutti adorano Dio. Capite qual è la differenza? C'è chi adora, che so, faccio degli esempi banali, che poi tanto banali non sono. Chi adora il potere, c'è chi adora il denaro, c'è chi adora il sesso, chi il successo, c'è chi adora. Oggi siamo proprio nel tempo in cui le persone, il mondo sta volgendo in questo modo proprio perché ci sono persone al comando che adorano il potere, desiderano avere potere su tutto, ma nessuno di questi si rende conto di inseguire delle vere illusioni. E vi dico una cosa, Dio non ha bisogno della nostra adorazione, perché Dio è autosufficiente. Dio non ha bisogno di noi. E poi nel cielo ci sono gli angeli che lo adorano del continuo. Ma siamo noi che abbiamo bisogno di adorarlo, perché quando lo adoriamo, noi sviluppiamo una relazione con lui e mentre sviluppiamo questa relazione, mentre lo adoriamo, ci accorgiamo che noi cambiamo, ci accorgiamo che accade, produce in noi un cambiamento in meglio, la nostra vita migliora. E così come avviene anche per le relazioni umane, anche per sviluppare quella con Dio bisogna investire e spendere del tempo con Lui. Così anche nelle relazioni umane. Ma attenzione, fratelli cari, il peccato distrugge la vera adorazione. Sapete, voglio farvi un esempio meraviglioso che mi piace molto leggere questo brano. Il profeta Isaia ebbe una visione di cherubini che adoravano Dio. E voglio leggere con voi Isaia 6, questi pochi versi. Dice: nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato,
e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva 6 ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: Ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, la tua iniquità è rimossa, il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: Eccomi, manda me. C'è da chiedersi una cosa: perché il profeta ebbe quella visione proprio dopo la morte del re Uzia? Sapete, quando iniziò a regnare Uzia, era veramente consacrato a Dio, era un re consacrato a Dio, aveva portato il popolo alla vera adorazione, aveva fatto molte cose positive, ma a un certo punto commise dei gravi errori. Animato da uno spirito di superiorità, si convinse di non avere più bisogno dei sacerdoti e di poter effettuare lui stesso i sacrifici nel tempio. E quindi non ascoltò più i suggerimenti e gli avvertimenti di chi lo esortava invece a limitarsi nel suo ruolo di re. E questo pagò a caro prezzo il suo orgoglio, la sua presunzione, il suo spirito di indipendenza, lo pagò a caro prezzo. Infatti, dice la Bibbia, fu colpito dalla lebbra e quindi morì. Ora, attenzione, perché questa è un'attitudine molto comune all'uomo di oggi. Perciò, fratelli cari, se vogliamo vedere nella nostra vita i suoi angeli che lo adorano, forse se vogliamo vedere nella nostra vita l'opera di Dio, se vogliamo vedere Dio nella nostra vita, se vogliamo vedere la sua presenza e gli angeli che lo adorano, forse dobbiamo fare morire qualche Uzia troppo vivo dentro di noi. Perché soltanto se noi andiamo alla sua presenza per adorarlo con un cuore sincero, possiamo vederci realmente come siamo. Così come accadde al profeta. Il profeta si vide come era e lui disse: Ahimè, sono un uomo dalle labbra impure, indegno di stare alla sua presenza. Ma in lui Dio operò un cambiamento. Perché lui si vide, si è riconosciuto, si riconobbe così com'era. Ora, così è Dio, perché chi non ci ama, fratelli cari, evidenzia sempre i nostri difetti, per il solo gusto di farci soffrire, ma chi ci ama ci dice con amore le cose che in noi non vanno bene e ci dà i giusti suggerimenti per cambiare. Noi dobbiamo riconoscere quello che siamo. Così è anche Dio. Dio cosa fece quando Isaia, il profeta, riconobbe la sua condizione impura e disse: Ahimè, sono un uomo, sono rovinato, sono perso, sono un uomo dalle labbra impure. Un serafino, Dio mandò un serafino, purificò il profeta, gli toccò, dice, la bocca con un carbone ardente preso dall'altare. Ora, oggi noi abbiamo qualcosa di più potente di un carbone ardente. Oggi noi abbiamo il sangue del Figlio di Dio che è disponibile per purificarci e se alcuni di noi a volte non riusciamo a stare alla sua presenza, oppure saltuariamente si passano dei periodi che non riusciamo a dare a Dio una vera e genuina adorazione. Forse è perché abbiamo dentro degli Uzia che ci disturbano con le attitudini sbagliate. Volete sapere una cosa? Perché Isaia, dopo aver ricevuto la purificazione alla voce del Signore che gli diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? Rispose: Eccomi, manda me. Intanto voglio farvi notare una cosa: solo dopo che ha ricevuto la purificazione, dice, udì la voce del Signore. Sapete, quando noi viviamo una vita non purificata, difficilmente udremo la voce del Signore.
ma per udire la voce pura, la voce chiara del Signore, dobbiamo essere puri, dobbiamo essere purificati, perché la vera adorazione produce un servizio santo. Isaia, dopo che ebbe ricevuto la purificazione, udì la voce, sentì la voce e quindi fu subito disposto. Il profeta non rimase inattivo. Una volta purificato, si sentì di essere disponibile. Una volta purificato, sentì immediatamente di mettersi al servizio. E così siamo noi, fratelli cari. Quando siamo veri adoratori e stiamo bene nello spirito, siamo sempre disposti a qualsiasi servizio, siamo disposti a dare il nostro tempo a Dio, siamo disposti a dare le risorse che abbiamo, siamo veramente disposti a dare tutto, disposti a dare anche le nostre, il denaro e quant'altro, siamo disposti senza porre limiti. Perché? Perché stiamo bene spiritualmente. Siamo disposti a dare le nostre decime, le nostre offerte al Signore, senza preoccuparci se ce la faremo ad arrivare a fine mese, perché ci stiamo fidando pienamente di Dio. Al contrario, quando noi cominciamo a guardare che la nostra decima va al pastore, quando pensiamo che le nostre offerte potremmo risparmiarcele, quando pensiamo che spendiamo troppo tempo per la Chiesa, ma potremmo spenderlo di più per le nostre cose, tanto la Chiesa va avanti lo stesso, quando noi pensiamo di mandare l'offerta a Parole di Vita e poi diciamo vabbè, ma tanto ce ne sono tanti che lo fanno, tanto la televisione va avanti lo stesso, allora noi stiamo vivendo un cristianesimo lontano dalla vera adorazione. Perché invece se stiamo bene nello spirito, quando sentiamo di mandare l'offerta, noi faremo subito il versamento, perché non penseremo come faremo domani, non penseremo se arriveremo a fine mese, non sappiamo che ci stiamo fidando di Dio, ma se stiamo bene nello spirito, noi viviamo un cristianesimo di adorazione. Al contrario, saremo lontani dalla vera adorazione e non stiamo adorando Dio né in spirito e né in verità. Come la samaritana, anche noi abbiamo bisogno di cambiare l'immagine che abbiamo di Dio per pensare a Lui come al nostro grande Re, la cui volontà è sovrana, il Re supremo che regna su tutta la terra. Attenzione a non fare oggetto di adorazione qualcosa o qualcuno che non è Dio, come ad esempio a volte succede con le persone care, con il nostro lavoro, con i nostri interessi. Adorare Dio significa offrirsi totalmente al Signore. Sapete, quando nell'Antico Testamento si offriva un olocausto, si portava un agnello senza difetto, un agnello senza macchia, il più bello e il più prezioso che si possedeva. E una volta sgozzato si metteva sull'altare e il sacerdote cosa faceva? Lo bruciava col fuoco. Qual è la nostra offerta corrispondente all'Olocausto dell'Antico Testamento oggi? Sapete quale deve essere la nostra offerta? La cosa a noi più cara. Cos'è la cosa a noi più cara? L'offerta che possiamo dare? Noi stessi. Noi non abbiamo nient'altro da dare se non noi stessi. Romani, Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, al verso 1 dice: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole davanti a Dio. Offrirci a Dio vuol dire deporci interamente sull'altare. Ma sapete una cosa? Per bruciare, noi dobbiamo mettere tutto noi stessi sull'altare del sacrificio. E per bruciare abbiamo bisogno del fuoco dello Spirito Santo che viene dal cielo. Non c'è più il sacerdote che brucia l'olocausto, ma abbiamo bisogno del fuoco uguale, ma è un fuoco spirituale, è un fuoco che viene dal cielo. Perché sapete una cosa? Se si poneva ai tempi dell'Antico Testamento, se si poneva l'altare sull'altare l'animale senza il fuoco che lo bruciava, cosa succedeva?
Succedeva che diventava una carogna, diventava qualcosa di putrefatto, puzzava. Il fuoco invece bruciava e purificava. Così è anche per noi. Se viviamo una vita cristiana senza il fuoco dello Spirito, fratelli cari, prima o poi puzzeremo anche noi. Abbiamo bisogno del fuoco dello Spirito Santo che bruci il nostro sacrificio. Abbiamo bisogno di essere ripieni di questo fuoco. E la verità è che ci sono delle cose che noi dobbiamo imparare. Una di queste può essere stare in silenzio davanti a Dio. Sapete, nel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo discese mentre i discepoli stavano seduti ad aspettarlo. Perciò dobbiamo esercitarci anche noi, fratelli, a saper aspettare, a stare in silenzio davanti a Dio, ad adorarlo, a spendere del tempo alla sua presenza, così possiamo sperimentare la vera adorazione. Non ci illudiamo che adoriamo Dio perché quando andiamo nell'assemblea alziamo le nostre mani e cantiamo a squarciagola. Non è quella la vera adorazione. La vera adorazione è una profonda e intima comunione con Lui. E abbiamo bisogno di esercitarci a questo, perché Dio cerca adoratori, Dio cerca persone che comprendono quanto Egli le ama, cerca persone che si offrono a Lui in sacrificio vivente e che siano disposte a camminare nell'amore. Obbedire al Signore è il risultato della vera adorazione. E non possiamo dire di adorarlo se di fatto non gli obbediamo. Obbedirgli cosa vuol dire? Obbedirgli vuol dire mortificare la mia volontà per fare la sua volontà. Umiliarsi davanti alla sua grandezza. Sapete, la parola adorare dal greco è da una parola greca proskuneo, che significa chinarsi per baciare, cioè abbassarsi per baciare. E Dio vuole baciare i suoi figli. Dio vuole benedirli, Dio vuole dargli il suo amore. E per questo sta cercando adoratori, Dio sta cercando persone da benedire, persone da amare, persone a cui impartire la sua stessa vita, la sua stessa gioia e la sua stessa pace. E Gesù è stato ed è il perfetto modello del vero adoratore. Come lo adorava il Padre Gesù? Facendo continuamente la sua volontà. Vi leggo gli ultimi versi del Vangelo di Giovanni, capitolo 8, verso 28. Dice: Gesù disse loro: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Gesù è il vero modello del vero adoratore. Un vero adoratore è chi dipende interamente da Dio. E noi dobbiamo fare come Gesù. Allora, fratelli, esaminiamoci. Riconosciamo che non sempre dipendiamo da Lui. E questo a volte è il motivo per cui commettiamo tanti errori. Sapete, Dio non ha giudicato il mondo, ma ha giudicato suo figlio per salvare il mondo. Gesù si è caricato dei nostri peccati e ha pagato al posto nostro. E da questo tutti noi impariamo che Gesù Cristo è la giustizia di Dio per ciascuno di noi. E noi, grazie a Lui, siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Perciò, cari nel Signore, cari che state ascoltando, vogliamo offrire stasera noi stessi, scusate, vogliamo offrire noi stessi al Signore, vogliamo realizzare la vera adorazione nell'intima e profonda comunione con Lui. Sapete, nel Salmo 42, e concludo, al verso 1, il salmista paragona la sua sete della presenza di Dio a quella della cerva. E dice: come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Fratelli cari, come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. Così, fratelli miei, devono essere i veri adoratori che Dio sta cercando. Dio sta cercando adoratori, persone desiderose di
pregare. Dio sta cercando persone desiderose di stare alla sua presenza, desiderose di cercare la sua faccia, desiderose di ascoltare la sua voce, il suo parlare, che non si stancano mai di stare con lui e che ubbidiscano alla sua volontà. E sapete una cosa? Quando la Chiesa si unisce con un solo cuore, con un solo sentimento, del pari sentimento, così come siamo noi stasera in questo momento. Quando la Chiesa si unisce, la potenza di Dio scende e si manifesta con segni, prodigi e miracoli, perché la fede opera per mezzo dell'amore e libera la potenza di Dio. Perciò credete stasera con tutto il vostro cuore che se la tua vita, credi, che se la tua vita decide in questo momento di essere un vero adoratore, di essere una vita di vero adoratore, ti unisci alla Chiesa, ti unisci al corpo di Cristo e la potenza di Dio scende nella tua vita, perché nella profonda e intima comunione con Lui la fede aumenta, la fede si manifesta, la fede opera. E libera tutta la potenza di Dio. Allora vedremo miracoli, potenti operazioni, guarigioni, liberazioni, salvezza anche in questo tempo di persecuzione. E proprio in questo tempo di persecuzione c'è bisogno che l'opera di Dio si manifesti con potenza, perché la Bibbia dice che il mondo sta aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio. Perciò Dio deve manifestarsi con la sua potenza in questi tempi. Perciò non facciamoci fermare, non facciamoci bloccare da tutto ciò che sta succedendo. La Chiesa si deve unirsi in un solo cuore, in un solo spirito, in un solo sentimento, perché la potenza di Dio si possa manifestare, perché Dio nell'unione, nell'unità ha stabilito la sua benedizione. Perciò Chiesa di Gesù Cristo, uniamoci stasera, non solo stasera, decidiamo, prendiamo una decisione di essere uniti nello spirito, uniti nella fede, uniti di un solo cuore, perché la potenza di Dio adesso in questo mondo si possa manifestare per sconfiggere le tenebre, per distruggere le opere del nemico, perché Gesù, ricordiamoci sempre, è venuto per distruggere le opere di Satana. E questa autorità, ora, dopo l'ha data a noi, ci ha detto andate per il mondo, predicate il Vangelo, insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandato, fate discepoli. Fate discepoli, insegnategli le cose che vi ho detto. Questo è il tempo della Chiesa e questo è ciò che la Chiesa deve fare oggi, nel nome di Gesù. Voglio pregare insieme a voi. Signore, ti prego che il tuo spirito, Signore, in questo momento possa ancora mandare un'unzione potente per toccare ogni cuore che sta sentendo forte questa unzione, questa potenza, perché la parola ha fatto breccia nei cuori. Ogni cuore, Signore, che sta sentendo questo possa essere rinvigorito, ristabilito, risanato. Signore, possiamo tutti quanti ricevere una fresca unzione del tuo spirito, Signore, per comprendere e capire che è tempo di adorare Dio in spirito e verità. Ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo con tutto il cuore e ci benediciamo gli uni con gli altri per quanti siamo qui collegati e benediciamo il tuo popolo sparso nel mondo, Signore, dove la tua parola arriva, dove la tua parola sta arrivando. Nel nome di Gesù dichiariamo che i muri cadranno, dichiariamo che le tenebre scompariranno, dichiariamo la tua vittoria, perché tu sei il vincitore, tu sei colui che sta combattendo e tu sei colui che porterà la bandiera dell'amore in alto, Signore, in questo mondo, e ogni cosa trionferà per la tua gloria. Ti diciamo grazie, Padre. Ti benediciamo nel cuore stasera nel nome del nostro Signore Gesù, il benedetto sempre in eterno. Amen e amen.